cosa farà questo mezzo? Allora, con questo mezzo, con questo furgoncino, riusciremo noi, ma soprattutto le associazioni sindacali che si occupano di costruzioni in sinergia con INAIL, a veicolare nei cantieri edili il messaggio sulla sicurezza, sicurezza e igiene sul lavoro. Sostanzialmente portare agli addetti del settore la cultura della prevenzione, e questo in un particolare comparto, ripeto, quello edilizio, dove purtroppo avvengono purtroppo ancora infortuni e si sviluppano malattie professionali. Cosa dicono i numeri oggi? Allora, i numeri parlano, e questo posso dire per fortuna, di un leggero calo, degli infortuni sul lavoro. Vanno, ahimè, un po' ad aumentare le malattie professionali, e questo anche per una maggiore consapevolezza degli operatori del settore rispetto, diciamo, alle patologie e al fenomeno tecnopatico. È importantissima questa campagna perché portiamo direttamente sui posti di lavoro l'informazione. Vogliamo accrescere la cultura della sicurezza, della salute nei luoghi di lavoro attraverso anche delle brochure che distribuiremo ai lavoratori e un gadget simbolico che prevede anche un hashtag su quanto riguarda la sicurezza nei cantieri edili. Questo è in collaborazione con l'INAIL e ringrazio l'INAIL per aver apprezzato questa iniziativa e farla insieme proprio per veicolare la cultura dell'informazione. Peccano più i datori di lavoro o gli operai? Allora, noi come ASE, come Associazione per la Sicurezza degli RLST, dei lavoratori per la sicurezza territoriale, riteniamo che ci sia mancanza di organizzazione, mancanza di DP, ma anche mancanza da parte degli stessi infortunati di osservare le regole.